La sede distaccata del comune di Coreglia, a Ghivizzano, ha ospitato uno stage organizzato dall'Ordine dei Periti Agrari e dai periti laureati di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa e Livorno. Lo stage, al quale hanno preso parte liberi professionisti e dipendenti pubblici, aveva lo scopo di aggiornare i partecipanti sulle dinamiche della legge regionale 64. Questi incontri di formazione sono fondamentali per quanto riguarda la collaborazione fra enti pubblici, quindi addetti del settore, e il libero professionista che opera in questo settore urbanistico edilizio, sia per le zone urbane e non, quindi le zone agricole. E sono fondamentali per avere uno scambio di opinioni e soprattutto di comportamento sulla nuova normativa. Ad aprire i lavori il primo cittadino di Coreglia, che ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza di approfondire la conoscenza della legge, che riguarda da vicino anche il territorio di Coreglia Antelminelli e l'intera valle del Serchio. È necessario sia sotto il profilo amministrativo, quindi da parte degli amministratori che sono invitati oggi a essere qua presenti, ma anche sotto il profilo tecnico, quindi di quanti vogliono prendere in considerazione la normativa vigente nei confronti del territorio stesso. Le novità che possono interessare tutti sono la distinzione fra la zona urbana e la zona agricola, che non è più così complicata come era prima, ma ora è molto semplice. Il lato urbano è solamente la parte di costruzioni più intense, abitative, e la parte agricola, il territorio rurale cosiddetto, all'esterno. E quindi ci sono dei comportamenti diversi sia per quanto riguarda gli investimenti nelle zone agricole che per quanto riguarda gli investimenti in zona urbana.